Allora, primo obiettivo stagionale possiamo dire che è stato raggiunto, ma chiaramente non è il momento di fermarsi, c'è soddisfazione, ma c'è subito un'altra partita da affrontare. C'è soddisfazione perché con anche delle difficoltà di vario genere si è centrato un obiettivo che è importante e siamo contenti di aver fatto felici un po' di persone, tante persone. Però adesso siamo entrati in quello che si può dire il ballo dei playoff e adesso si balla. Balliamo. Ecco, l'entusiasmo che vi ha accompagnato sia all'arrivo col treno che ieri all'allenamento è utile, chiaramente fa capire ancora come sia importante che ci sia quest'unione tra squadra piazza. È fondamentale ed è una cosa, penso che l'obiettivo sportivo, il primo obiettivo sportivo, quello dei playoff, l'ho centrato, ma per come la vivo io e come la vedo io questo sport, abbiamo centrato un obiettivo ancora più importante di quello numerico, che è quello di aver creato un'unità di intenti, aver trasmesso, fatto capire tutti insieme, ognuno ha messo il suo piccolo mattoncino. Far capire, abbiamo capito e di conseguenza si è anche fatto capire qual è il bene primario, e cos'è che va messo davanti a tutto, che è la maglia, che è lo Spezia. E questo è una conquista importante che va oltre l'aspetto strettamente sportivo e numerico, che chiaramente ha la sua valenza e la sua importanza. Però questa è una cosa già nata o esplosa già col Bari, secondo me. E poi dopo c'è stato il completamento. Poi dopo oggi è chiaro che, anche io ho detto benissimo, abbiamo assorbito energia positiva, però bisogna andare avanti. E quindi oggi abbiamo fatto la giusta rifinitura per andare a affrontare al meglio delle nostre possibilità la gara di domani sera. Mister, hai fatto... Per quanto riguarda il primo obiettivo, cioè questo, avevate fatto una scommessa tra voi o l'avete fatto anche per il raggiungimento dell'obiettivo? Tipo rasarci i capelli tutti a zero o qualcosa del genere? No, è stato fatto solo a un certo punto, quando mancavano 10 giornate alla fine ed eravamo abbondantemente fuori, si è deciso di creare una piramide da scalare di settimana in settimana e siamo riusciti a scalarla ed arrivare dove bisognava, dove ci eravamo posti di riuscire ad arrivare, insomma, ecco. E questo è un segno che la squadra abbia dato, insomma, qualcosa in più per sì, ma penso che da questo punto di vista ci sia stato uno scatto più o meno inconscio che ha fatto sì comunque perlomeno ci buttasse dentro tutto quello che si aveva, poi alla fine si fanno i conti, e così è stato, insomma. Però ripeto, adesso c'è. Inizia un'altra cosa. Volevo chiedere invece di queste partite così come quella di domani sera, quanto conta secondo te anche un po' di fortuna, insomma, quanto, che valore ha? Io me l'ha chiesto anche la televisione dopo la partita di venerdì. Io credo che la fortuna sia un valore aggiunto, ma è la conseguenza di alcuni comportamenti o di alcune situazioni, non è casuale, è la conseguenza di certe azioni che probabilmente ti portano anche a fare in modo che poi certi episodi ti girano a favore in un certo momento della stagione. È una componente, ma non è casuale. Hai studiato anche ovviamente l'eventualità dei 120 minuti, come sappiamo, pensate di aggiustare? Sappiamo che è un'eventualità, infatti anche nella gestione delle risorse, sia nelle scelte che poi nelle eventuali modifiche in corso d'opera, se la partita dovesse essere in equilibrio è chiaro che bisogna ragionare su quel tipo di durata, però noi non partiamo chiaramente con quella... Vuoi vincere prima della testa? Noi dobbiamo andare là, sappiamo, abbiamo un'idea molto chiara che ci è determinata dal regolamento, che noi per andare avanti dobbiamo vincere, quindi non è che abbiamo troppi conti da fare.
A livello fisico la squadra come arriva da Latina? L'allenatore è un po' provato, no, ma la squadra... L'allenatore è provato. Sì, sì, no, ma la squadra sì, ci sono, come è normale, si gioca in tempi molto ristretti, però penso che il discorso sia sempre quello dell'altra volta, che a questo punto quello che hai è altro, sono altre cose che ti fanno andare, non è la condizione fisica, è la voglia di andare oltre i propri limiti, la voglia di andare a raggiungere qualcosa di incredibile. Questo deve essere il carburante che ti fa andare durante la partita. Bianchetti? Guarda, sul discorso dei giocatori disponibili, i convocati. No, ti chiedevo di Bianchetti perché di Bianchetti. Era entrato, c'era questo, diciamo, rischio calcolato nel farlo giocare, quindi vuol dire che... No, Bianchetti è stata fatta una valutazione fredda da quel punto di vista, tra me, il dottore e il giocatore. Come avevo detto prima della partita in conferenza, che alla fine il medico migliore è sempre il giocatore, lui si sentiva di giocare, io ho avuto delle risposte che volevo, e la scelta è stata chiara, lui ha fatto la sua partita, abbiamo deciso di farlo rientrare in quella, adesso è disponibile come sì. Anche per questa partita, poi si valuteranno le scelte, insomma. Invece Seymour, mister, cosa ha detto? Seymour posso dire, penso senza possibilità purtroppo di essere smentito, che non è disponibile né adesso né nelle prossime settimane, perché durante l'altro giorno ha avuto un problema al polpaccio, e il problema al polpaccio è un problema che ci vorrà almeno 3 settimane per mettere a posto, quindi no, non c'è, lui non c'è. Il Modena l'hai già incontrato, lo conosci, come lo vedi adesso? Il Modena è una squadra, quando l'hai incontrato? Il Modena è una squadra di valore, che ha fatto un 2014 finora importantissimo, perché mi sembra che abbia perso una partita sola, purtroppo, e ha fatto finora grandissime cose. Sappiamo che ci ha messo in difficoltà nella gara giocata là qualche mese fa. È una squadra che ha dei valori importanti e che ha meritatamente conquistato i playoff. Beh, ci sarà tanta gente da parte modenese, ma ci sarà tanta gente anche da parte nostra, e questo, insomma, comunque sarà importante. Infatti è un po' un discorso legato anche alle disponibilità. Infatti alla domanda sui giocatori disponibili e sui convocati, domani i convocati sono tutti, dal portiere all'ultimo dei tifosi dello Spezia. Andiamo tutti insieme a Modena, questo deve essere lo spirito. Un tutt'uno che prende e va a giocarsi un qualcosa di importante, diciamo importante, di storico. Quindi siamo tutti convocati. Per quanto riguarda la società, cosa ti hanno detto al termine della partita o adesso di questo appuntamento importante? No, la società... Come sono state le parole di... No, beh, ma presidente, io ho parlato... tutti i vari dirigenti, sì. Come normale, il presidente, il patron mi ha chiamato dopo la partita, ha fatto i complimenti a tutti. Penso che sia una prima soddisfazione che ha un suo valore. Poi dopo è normale che siamo gente di sport, e nello sport quando si ottiene un obiettivo non ci si accontenta, quando si vince non ci si vuole mai fermare, si vuole continuare a farlo. Quindi quello deve essere lo spirito che ci muove, consapevoli col massimo rispetto e consapevoli dei valori di tutti gli avversari. Grazie mister. Posto?